Bene, X30 Master, terza qualifying heat. Certo che se le premesse sono quelle della X30 Junior, della X30 Mini, non abbiamo certo di che preoccuparci per quanto riguarda lo spettacolo. 476, stiamo vedendo il... Col numero 476, dicevamo, stiamo vedendo uno dei piloti che sicuramente sono favoriti per la vittoria, Nicolas Duchateau, che troviamo nell'albo d'oro della X30 Master. Nicolas Duchateau, winner 2 years ago in O13 as well. Two times winner, the first one here in Branduzzo and then 2 years before. Odd years. So we will see this year. Oh, the clouds, the wonderful clouds in the sky of this land, Oltre Po Pavese. Se le nuvole meravigliose dell'Oltre Po Pavese, bella questa inquadratura. Abbiamo staccato dall'Evo del 508 il giallo-nero Evo di Tino Donadei, il migliore dei veteran, the best of veteran. Tino Donadei 508 was in the screen in the yellow and black color. Now we see the cosmic, we are looking at the cosmic of Nicolas Duchateau on the right side, è il 502, scusate, quindi il 402 Christian Crepaldi, 421 Daniele Manca con il Cosmic, su il Cosmic. Ora ci ritroviamo con Tino Donadei, quindi uno schieramento di partenza che si sta componendo, c'è Donadei là così, Duchateau ancora in attesa di questo briefing aggiuntivo. Vediamo i tecnici che chiedono al direttore di gara se possono intervenire. Siamo già infatti in giro di parco chiuso, anche se il tecnico autorizzato a stare lì, le operazioni non sono autorizzate. Stiamo per seguire il briefing del direttore di gara, Monsieur Pascal, che sta recuperando tutti i piloti, abbiamo visto che Pierangelo lanci, e noi recuperiamo delle bellissime inquadrature di uno degli angoli, dei settori in cui è stato diviso il lago di questo impianto, il settore del moto d'acqua, il settore della pesca e tutto intorno il settore del solarium. Donc ce sera drapeau noir direct sur rapport d'un juge de fait. Vous êtes au courant, c'est moi qui vais le mettre. In English. Push every corner, push. Not possible. D'accord. Now the black flag. Okay. Immediately. Immediately. Sortie de la ligne idéale aussi. Alors, sortie de la ligne, ça, il y a une vidéo qui est là pour ça. Voilà. Il n'y en a pas qui font, ils n'ont pas eu été pénalisés. Donc, il y a les juges qui seront là. Oui, non, mais. C'est quoi cette histoire-là? Quand on a fait la première manche, il y a par exemple ça, il y en a un qui est rentré et l'autre pas, on s'est sorti bon. Intanto abbiamo sentito le istruzioni aggiuntive da parte della direzione gara per qualche provvedimento ongoing, diciamo così, che ci sta tra il venerdì e il sabato. Abbiamo visto anche uno dei rappresentanti della società organizzatrice, ricordiamo la Victory Concept Racing Event. Questo intanto torniamo a vedere i telai Ase. We are looking at the Ase of Mikko Laine. The Ase of Nicolai number 405, this is Graham Hill, recognizable for the
helmet with the flag of St. George. The white and red cross on the red cross on the white field. This is the exploit of Graham Hill. That is Hase. We are Hase on the race suit. Is the Finn Mikko Laine. This is the exploit of Graham Hill, one of the few Britain in this here in this weekend. On the contrary, last year the Britain and the German are missing this year. This is what pity. The Italian is growing up in not only in number but even in performance. This is the time we'll see next year. 476 is the Cosmic of Nicolas Duchateau, just back of Graham Hill. And bear in mind that the first two hit. The winner of the previous two hit number one was Graham Hill, twice winner of both the previous hit. This is the expert twice winner. And in none of the two hit, Graham Hill was the author of the best lap of the race. The first hit was Mikko Laine, the Finn, 51.702. And in the second one, the French Gérard Cavalloni, number 404. Auto the best lap 51.585. Last one steps by Graham Hill, Mikko Laine, official driver of Hase. Hase factory in Italy, 471. 476 maybe Nicolas Duchateau. 415 Eric Chapon. Leaving the Parfumet just now for the third qualifying hit. Andiamo a seguire questo giro di formazione, questo formation lap. We are following the formation lap now, then followed by the warm-up lap, the real world warm-up lap. Mikko Laine and Graham Hill. Maybe the temperature of the track and of the air is changed, especially the track without the sunshine, so something could change compared with the previous two hit. We'll see along the race. 12 laps the distance of the race for sure. And Graham Hill, no, is that Graham Hill three, number one, 405 is Mikko Laine waiting the remaining portion of the group. Vediamo un po' gli italiani. Abbiamo parlato di Dino Donadei, migliore dei veteran. No, migliore dei veteran in realtà è Frank Ruxell, the best one veteran after the qualifying practice yesterday was
Frank Ruxell, Tino Donadei 6, is the best Italian, migliore degli italiani, Tino Donadei secondo tra i veteran, poi ancora Daniele Manca 12esimo, Cristian Crepaldi 14esimo, Pierangelo Lanci 17esimo, Luca Essant 18esimo, Davide Gherardi 21esimo, Antonio Salvia 22esimo, Angelo Ardito 24esimo, Nicolò Naglio 29esimo, Fornaroli 30esimo, Aquini 31esimo, il semaforo è rosso e vai con Mikkolainen, leading the race immediately. Mikkolainen just as done in the previous two start, but now Graham Hill is only fourth. Graham Hill side by side, Graham with a crash between number 12 is Nicolò Naglio. Nicolò Naglio sembra essere subito fuori gara con il suo Cosmic, si è toccato con Angelo Ardito, incredibile, due italiani si sono praticamente eliminati nella prima curva, dovrebbe essere, come lo vedo infatti, nell'Omega. Siamo nel tornante destro, poi ancora l'attacco su Mikkolainen, su Mikkolainen, Mikkolainen, and the new leader is Eric Chapon is the new leader, Mikkolainen in the second place, third Nicolas Duchateau, fourth Graham Hill, and then we want to see who is the two drivers, Nicolò Naglio, siamo sicuri purtroppo di Nicolò Naglio, andiamo a cercare chi sono gli altri, Angelo Ardito e Nicolò Naglio, fuori gara per un contatto al via. Torniamo subito, grandissimo attacco della destra piena sotto la provinciale, siamo nelle posizioni che vanno a chiudere, a completare la top 10. Eric Chapon, leading the race, Eric Chapon, second place now, Nicolas Duchateau overcoming Mikkolainen, Graham Hill still fourth. Abbiamo visto tanto Gerard Cavalloni ad attaccare Grégory Jolinet, David Cenillon, place number 9. Lap number 3 now, Eric Chapon. Valentino Fornaro intanto 23esimo, Salvia 21esimo, Lanci 20esimo, Gherardi 17esimo, Daniele Manca 16esimo, Cristian Crepaldi 12esimo e Tino Donadei 8esimo. The best veteran is Frank Ruxell in place number 5. Race number 502. Intanto vediamo l'attacco di Graham Hill at the left and the right hairpin. Graham Hill inside on Mikkolainen, out of the race. The Formula K number 41. The Formula G number 411 of Bruno Vermeeren. The Belgian Bruno Vermeeren out of the race. Vermeeren, he was just out of the top 20. Crepaldi 13esimo, Gherardi 16esimo, Manca 17esimo, Salvia 20esimo, Lanci 21esimo, Fornaroli 23esimo, Donadei 8esimo, sempre migliore degli italiani. Andiamo, eccolo con l'Evo giallo-nero numero 508, ma c'è sempre Sami Nerguti in lotta con Cenillon al rampino del lago c'è lotta alle spalle di Mikkolainen, Frank Ruxell, Gerard Cavalloni e Grégory Jolinet. Risultato è che in quinta posizione si sta proponendo Grégory Jolinet. Gerard Cavalloni, place number 5, overcoming Frank Ruxell. End of lap number 4, Eric Chapon, Nicolas Duchateau, keeping the leadership at the first two corners. Nicolas Duchateau is the new leader. Chapon deuxième, Graham Hill third, Mikkolainen fourth, Gerard Cavalloni fifth, Grégory Jolinet sixth, Frank Ruxell seventh, Tino Donadei eighth, Sami Nerguti ninth, David Cenillon tenth, Crepaldi dodicesimo, Gherardi quindicesimo, Manca diciassettesimo, Salvia ventesimo, Lanci ventunesimo, Fornaroli ventitresimo. Eric Chapon
Second place, Nicolas Duchâteau is the new leader and the author also the best lap of the race, 52.649, 52.649, ancora un tempo altissimo per Nicolas Duchâteau. Ora Gérard Cavalloni 52.361, 52.361 per Cavalloni, che si sta lanciando all'inseguimento di Mikko Laine. Donadei ottavo, Frank Rüxell number 502 is still the leader, the best veteran. Salvia, Lanci, Fornaroli, 22esima posizione per Valentino Fornaroli, che sta recuperando. Intanto torniamo sulla posizione di testa, Graham Hill sta attaccando, è pronto ad attaccare Eric Chapon, no, è già secondo, Graham Hill overwent Eric Chapon, Hill second, Chapon third, Mikko Laine fourth, Cavalloni fifth, Frank Rüxell sixth, and Gregory Jolinet seventh. Andiamo all'attacco, vediamo, the first two corner, Cavalloni and Mikko Laine side by side, the French remains in the place number four, Laine in place number five, in changing the auto, the best lap of the race now is the French Frank Rüxell, 52.141, 52.141 il giro veloce di Frank Rüxell. Gregory Jolinet in place number 7, Dino Donadei sempre ottavo, migliore degli italiani, Crepaldi dodicesimo, Davide Gherardi, il Gherard già tredicesimo, Daniele Manca sedicesimo, Salvia ventesimo, Lanci ventunesimo, Fornaroli ventitreesimo. Metà gara andata in archivio, settimo passaggio, vediamo se Graham Hill riuscirà ad attaccare Nicolas Duchâteau. Eccoci nell'Omega centrale, Hill second place, Duchâteau leader. We want to see if and when the Britain will be able to overcome the leader. The first corner, Duchâteau, no! At the full right corner, Graham Hill overtake Nicolas Duchâteau. Graham Hill new leader, but Duchâteau is back to Hill and the other French, Chapon e Gérard Cavalloni, Richard de Britain turning the head in negative opinion, Nicolas Duchâteau, Duchâteau leader. Graham Hill coming back the leadership, Duchâteau is recognized that Chapon e Cavalloni is back him, and now Duchâteau is second, Chapon third, Cavalloni fourth, and Frank Rüxell as well. Gérard Cavalloni keeping the wake on the wake of Chapon, Cavalloni third, Chapon fourth, Rüxell fifth, sta arrivando anche Dino Donadei e c'è l'attacco per la quarta posizione, Frank Rüxell overcoming Eric Chapon, Cavalloni deuxième, Gérard Cavalloni second, overcoming Nicolas Duchâteau, Duchâteau comes back, oh, black flag, pay attention, black flag, we are, there is already a black flag, we don't know which is the driver involved in, we are not in the first positions. That's incredible. Graham Hill leadership. Graham Hill leader, Nicolas Duchâteau second, Alon Duchâteau and Cavalloni third. Pay attention to the place number four. Once again, Eric Chapon overcoming Frank Rüxell. Chapon, Rüxell, number 504, Rüxell, number 493 is Gregory Jolinet. Mikko Laine falling in place number 7, Mikko Laine, and now lap number 10 closed just now, Graham Hill leading the race, second Gérard Cavalloni, third Nicolas Duchâteau, fourth Eric Chapon, Frank Rüxell, fifth Gregory Jolinet, sixth Mikko Laine, seventh David Chenillot, eighth
Sami Negoti 9th, Fabien Kiltika 10th, Crepaldi 11esimo, Gherardi 11esimo, non c'è più, è scomparso dalla schermata dei tempi. Ancora una volta il Tino Donadei, Luca Essant è 23esimo, devo vedere velocemente dove è Donadei, è ritirato anche Tino Donadei proprio in questo passaggio, lo vediamo all'uscita del tornante destro, parcheggiato lì il suo Evo Kart. Ultimo passaggio, dernier tour, best lap of the race by Nicolas Duchateau, 51.937, 51.935, il giro veloce di Nicolas Duchateau, non è un giro particolarmente veloce con paragonato rispetto alle altre due manche di qualificazione, Graham Hill leading the race, Cavalloni second, Duchateau third, Eric Chapon fourth, Frank Ruxel fifth, Mikkolainen 6th, 7th, Grégory Jolinet 8th, David Chenillot 9th, Sami Nerguti 10th, Fabien Kiltika, Crepaldi 11esimo, migliore italiano davanti a Ave Gherardi, grande rimonta per il Gerard, vince Graham Hill, 3 times winner on 3 race the Britain. Considering last year, is not only 3 times winner on 3 races. Anyway, heat number 3, Graham Hill as well, and want to see the winner and want to see the auto the best lap of the race. Oh, Gerard Cavalloni, once more Gerard Cavalloni is the auto the best lap of the race, 51.935 is the worst of today, but the best one comes from the French driver as well. Cavalloni second, Duchateau third, Eric Chapon fourth, Frank Ruxel fifth, Mikkolainen sixth, the Finn, Grégory Jolinet seventh, David Chenillot eighth, Sami Nerguti ninth, Fabien Kiltika the Belgian 10th, Davide Gherardi, ottimo recupero il Gerard, 11esimo, migliore tra gli italiani, 12esimo, Christian Crepaldi, 13th, Christophe Adam, 2e dans le vétérans, le meilleur vétéran c'est Frank Ruxel, Frédéric Payrault, 14th, Gilles Rimaudot, 15th, Daniele Manca, 16esimo, Antonio Salvia, 17esimo, Gilles Hier, 18th, intanto highlights di questa terza qualifica, Mathieu Bourdon 19th, 20esimo Pierangelo Lanci, 21esimo Jean-Yves Pastor, 21st Jean-Yves Pastor, Valentino Fornaroli 22esimo, Pierre Allemand 23rd, Luca Essant 24esimo, Patrick Brive 25, Adrien Nerguti 26th, Federico Acquini 27esimo, Angelo Ardito 28esimo, Yannick Lemoang 29th, Ardito, Lemoang, Donadei, Bruno Vermeeren e Niccolò Naglio tutti ritirati. Ardito evidentemente è riuscito a ripartire, sembrava invece ripartito, ha concluso staccato di un giro. Yannick Lemoang 29th stopped, Tino Donadei anche lui ritirato nel corso della gara di questa terza hit. E we say hello to the master, hello and hello, see you tomorrow. Ancora gli episodi decisivi, i sorpassi per le prime posizioni, qui c'è ancora un Graham Hill che deve recuperare la posizione di vertice, una gara dove gli highlights sicuramente possono fare una grande parte, con la bandiera scacchi che è andata a chiudere la gara.